E ormai ti ho ripreso. Mi era venuto pure a me, poi ho detto, ma già che mentre arriva lì Buonasera a tutti e benvenuti al convegno organizzato dalla sezione locale Italia sul tema dell'agricoltura. Rivolgo un particolare ringraziamento per aver accettato l'invito ai nostri ospiti. Saluto in particolare il responsabile dell'ufficio agricoltura agricolo di zona della regione Puglia, il dottor Walter Marzotta. Il consigliere regionale e presidente compartigianato, il dottor Mario Vadrucci. Presto dovrebbe raggiungerci anche il capogruppo consigliare di Forza Italia la Regione Puglia, il dottor Rocco Padese, e il consigliere regionale di Forza Italia e capogruppo alla provincia, l'avvocato Raffaele Baldassar. Un ringraziamento particolare anche all'ingegnere Leone e a Giuseppe Landolfo che hanno contribuito a realizzare questo evento. Introduciamo gli interventi dei nostri relatori, dei nostri ospiti con una breve introduzione. Stasera Forza Italia ha pensato di affrontare i problemi relativi all'agricoltura e questo perché senza alcun dubbio l'agricoltura rappresenta la voce principale dell'economia salentina. In particolare il comune di Guagnano da sempre è stato conosciuto come terra di prodotti di alta qualità, mi riferisco chiaramente al vino. Salutiamo il consigliere regionale, capogruppo della regione. Di alta qualità, mi riferisco al vino, all'olio, eppure pur producendo prodotti riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ci rendiamo conto del fatto che questo settore sta attraversando una profonda crisi. Non sono solo i contadini, padri di famiglia, a vivere le difficoltà del settore, purtroppo anche i giovani subiscono le conseguenze e ciò si evince dal fatto che sempre più si allontanano dalla nostra terra, dal mondo dell'agricoltura, per trovare lavoro altrove. Cerchiamo stasera insieme ai nostri ospiti di capirne le cause e di trovare delle soluzioni. Io passerei subito la parola ai nostri ospiti. Passo subito la parola al consigliere capogruppo di Forza Italia, Rocco Padese. Prego. Vi ringrazio dell'invito, vi saluto tutti, penso cioè che sia questa sera c'è una riunione seppur monotematica, cioè molto importante, monotematica cioè settoriale ma estremamente appropriata perché rispecchia cioè un problema cioè forte del territorio perché riguarda il settore dell'agricoltura. L'agricoltura per la nostra regione è uno degli assi importanti dell'economia su cui si regge la nostra regione. Il 9% del prodotto interno della Puglia è proprio rispetto all'attività produttiva dell'agricoltura. Ed è particolarmente appropriato perché questa c'è una zona molto forte dal punto di vista non solo della tradizione, ma perché c'è proprio zone e comuni, territorio, popolazione a vocazione fortemente agricola, che ha subito una serie di trasformazioni enormi nel corso degli anni. Ha subito una trasformazione enorme perché dalla tradizione, da ciò che veniva prodotto in maniera particolare, ci riferiamo all'uva, perché qui è un territorio.
territorio fortemente si è rinnovato da questo punto di vista. È fin troppo evidente, cioè, che c'è stata un'innovazione che ha contemplato infrastrutture, ci ha contemplato cioè produzione, qualità, mercati, perché poi alla fine bisogna vendere questi prodotti. E qui c'è stata un'agevoluzione molto forte, perché proprio c'è sul vino, cioè noi qui in Puglia, cioè siamo riusciti, in Puglia che anche in Italia, non è vero, siamo cioè riusciti, e gli esperti, io non sono un esperto, ma l'ho sentito dire cioè, tante volte, lo spaccato c'è cioè, stato dedicato come c'è cioè, riferimento, più o meno viene preso l'inizio del salto di qualità della crescita del prodotto vino in tutto il paese, di quando ci fu lo scandalo dell'etanolo, quindi parliamo 86-87, allora si arrivò al livello cioè, più basso, e da lì poi davvero cioè, si è ripartiti, e si è ripartiti cioè, in maniera molto forte. E noi che dal punto di vista cioè, della produzione cioè, della qualità non abbiamo nulla cioè, da indicare veramente cioè, a nessuno rispetto a cioè, abbiamo iniziato anche qui una infrastrutturazione cioè molto forte, non tanto cioè sulla produzione dell'uva e quant'altro, ma cioè sulla trasformazione e sulla commercializzazione. Lì c'è proprio veramente un salto di qualità, fatto anche tutto sommato cioè in tempi rapidi, c'è una cultura cioè molto, molto forte. La nascita, perché c'è prima sostanzialmente si metteva cioè, sul camion e veniva portato fuori, veniva portato al nord, cioè, lì poi veniva trattato e veniva poi cioè, imbottigliato e utilizzato. Adesso cioè, invece noi abbiamo una serie cioè, forte di iniziative dal punto di vista cioè, imprenditoriale, che hanno elevato in maniera molto cioè, importante la parte della commercializzazione, cioè la qualità e cioè, quant'altro. Cioè, questo è dovuto anche a una particolare attività di buon utilizzo. Non tutti i fondi comunitari e fondi strutturali in agricoltura vengono utilizzati, ma non tutti hanno dato la resa rispetto a costi e benefici molto forte che ha dato proprio cioè, sulla produzione e commercializzazione, cioè su, rispetto ai vigneti, rispetto alla produzione del vino, commercializzazione. Qui in effetti si è visto sia che il programma cioè, comunitario del 2006, ma soprattutto c'è cioè, 95-2000, ha provocato cioè, uno scatto cioè, molto forte. Soprattutto nell'infrastrutturazione cioè delle aziende, nel miglioramento della qualità dei prodotti, nella trattazione dei prodotti, in effetti c'è stata una serie cioè, di attenzioni sul territorio che ha determinato poi questo aspetto. Tutto ciò è stato adesso già arricchito da altre iniziative che poi sono nate sul territorio, o utilizzando una serie anche qui cioè, di strumenti che alcuni sono in essere, altri ancora cioè, dovranno essere realizzati, tante iniziative cioè, che sono, hanno un arricchimento cioè, di pluralità all'interno stesso, mi riferisco cioè, al Parco del Negro Amaro, mi riferisco a una serie di altre iniziative cioè, commerciali, e sono venuti pure tanti risultati. Si va a Verona al Vinitaly e vengono cioè, premiati cioè, i vini della Puglia. Però abbiamo cioè, un forte appeal da questo punto di vista rispetto alla qualità. E questo cioè, penso che però cioè, sia un punto cioè, forte di partenza. Io lo dico cioè, come persona cioè, non esperta, cioè, come se adesso ci fosse insomma quasi, non una stasi, cioè, però si è raggiunto questo livello e tutto sommato c'è cioè, chi tiene, e qui bisogna cominciare a inventarsi cioè, una serie di altre
di altri c'è interventi, cioè secondo me c'è perché poi bisogna reggere ancora in maniera già molto più forte e cercare cioè, di migliorare quanto più è possibile questo, insomma, questo trend, c'è cioè, un trend in progress cioè, che c'è e che è davanti insomma, agli occhi di tutti. Il piano di sviluppo rurale è nuovo, parlo cioè, dei fondi 2007-2013, in particolare precedente piano che sta diciamo, nella fase cioè, conclusiva, il cosiddetto FEOGA, il nuovo piano di sviluppo cellulare, molto intenso la giunta regionale dopo una serie di tribolazioni cioè, che ci sono state contro la Commissione europea, ma non è vero, io non voglio aprire cioè, nessuna polemica, però sono rimasto cioè, abbastanza sorpreso cioè, di questo enorme cioè, ritardo, che noi siamo all'inizio del 2008, il programma è 2007, cioè 2013, tutto il 2007 è passato via, consumato cioè nel nulla, siamo già a 2 mesi, siamo ancora all'adatto del piano di sviluppo rurale, ma ancora ci siamo lontani, poi ci sono anche problemi per il cofinanziamento, che sono cose che non mi dilungo cioè, questa sera così a trattare cioè, questo aspetto. Io penso cioè, però che così come hanno fatto cioè, le altre regioni dell'obiettivo 1 per compararle in maniera diretta, ma anche altre regioni del nostro paese cioè, che hanno presentato cioè, proposte del genere, hanno preso cioè, quelle che erano le linee direttive e gli assi dell'aggiornamento dell'agenda di Lisbona, fatta cioè, da tutti i paesi membri, in particolare l'aspetto in questo caso cioè, dell'agricoltura, dopodiché nel mese di agosto, cioè, avevano già avuto tutti, prima i piani erano stati ritenuti dalla Commissione europea recepibili e poi con la procedura scritta tranquillamente ci hanno provato. Da noi c'è stata qualche cosa cioè, di eccesso che non andava, perché sì, è possibile prevedere cose cioè, che sono legate quanto più possibile al territorio, cioè, ma sconvolge gli assi prioritari dei fondi strutturali che determinano cioè, un po' poi le scelte che vengono fatte all'interno stesso del territorio. Ora, si è nella fase attuativa sull'agroalimentare e sul miglioramento, ci sono fondi cospicui dal 2007 al 2013, grosso cioè siamo su questo asse su circa 800 milioni di euro, non sono cioè, eccessivi, ma sono cioè, risorse importanti, soprattutto poi cioè, se si riesce a integrare cioè, queste risorse con la partecipazione all'interno stesso di quello che può essere cioè, uno sviluppo molto ordinato. Qui ci sarebbe da dire parentesi di carattere generale. Io personalmente cioè, rimango convinto che questi fondi strutturali in tutte le regioni dell'obiettivo 1 e anche cioè, nelle regioni dell'obiettivo 2, i fondi strutturali in genere, ma fermiamoci alle 6 regioni dell'obiettivo 1 classiche, sono la Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia cioè, e la Puglia, avrebbero avuto sicuramente diciamo, una forza cioè, più forte cioè, se ci fosse stata cioè, un'assistenza cioè, partecipativa cioè, delle banche. Cioè, qui, perché cioè, ho accennato poco fa al Parco del Negramaro, c'è cioè, tanto sostegno delle istituzioni, dei comuni che l'hanno promosso, dei fondi strutturali, tutto quello che può esserci, cioè, però alla fine lo scarico cioè, vero è una progettualità molto forte di investimento, manca cioè, la parte cioè, propulsiva, che poi è una delle grandi differenze tra le aree del nord e cioè, le aree del sud, perché noi se andiamo a vedere giorni fa sul Sole 24 hanno pubblicato cioè, due pagine interne cioè, enorme, quelle che le partecipazioni delle società produttive, delle aziende, delle
industria e quant'altro, di Unicredit, come c'è la che tipo di produzione ci cioè si può avere. Detto questo, cioè, io penso che questa sia un'occasione cioè, straordinaria, un'occasione straordinaria cioè, da sfruttare, e anche qui abbiamo cioè, due strumenti molto forti. Uno che è il GALA, uno strumento del gruppo di azione locale, uno strumento cioè, che è aggregativo per fare cioè, proposte cioè, aggregative di vari comuni, di vari pubblici di territorio con particolari caratteristiche, con una gestione cioè, in base alla progettualità cioè, presentata. Nasce cioè, questo strumento nel 1990, nel 90, cioè, nasce come strumento sui progetti media. Ed è abbastanza cioè, importante cioè, poter determinare cioè, un aspetto di questo genere. Ci saranno i bandi, immagino nel giro di 60 giorni, dovranno essere i bandi, bisognerebbe trovarsi cioè, pronti per poterci utilizzare. Già c'è fermento all'interno dei miei locali, e perché questo cioè, è un programma molto serio. L'altro riguarda l'altro strumento, riguarda i cosiddetti cioè, progetti leader che devono essere determinati in base anche qui all'interno del piano di sviluppo regionale rurale nel contesto cioè, delle cosiddette aree vaste. Anche qui sono questa particolarità, i promotori dell'area vasta sono sempre cioè, i comuni, sempre il territorio sul coordinamento delle province e però c'è l'introduzione del partenariato, compresa anche c'è la possibilità nel momento in cui si va a inserire i progetti all'interno dell'agroalimentare e del miglioramento della qualità dei prodotti e della commercializzazione, sono due assi cioè, completamente diversi nella determinazione cioè, di quello che possono essere poi i progetti cioè, presentati. Io penso cioè, che poi ci sarà modo e maniera cioè, per anche insomma cioè, sui sistemi informatici, sui computer usciranno tutte cioè, queste cioè, notizie in maniera molto più approfondita, analitica, più appropriata cioè, di quella che io questa sera cioè, sto accennando, però sono occasioni cioè, da non perdere, da sfruttare al massimo, cioè, con l'auspicio cioè, che ci sia anche una forte cioè, qualità della spesa e che ci sia anche cioè, una forte coscienza rispetto cioè, a quello che effettivamente poi viene attuato. Io dico questo cioè, perché questa mattina c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, sono rimasto cioè, abbastanza sorpreso delle numerose cioè, inchieste cioè, che sono aperte sui fondi strutturali nei confronti dei beneficiari per sospette truffe o per operarci cioè, motivi. E questo cioè, noi lo dobbiamo dire cioè, chiaramente che è una strada sbagliata. Se noi, dico noi come società, continuiamo cioè, a comportarci in questa maniera, cioè, non solo cioè, facciamo le cosiddette cioè, illegalità, ma soprattutto facciamo male a noi stessi tutti cioè, come società, e soprattutto facciamo malissimo alle generazioni cioè, future che hanno meno possibilità cioè, e prospettive di avere cioè, un quadro diciamo, di garanzie di progresso, cioè, di prodotto interno lordo, cioè, di competitività, di strutture, di sistema Puglia, di sistema cioè, paese, nettamente diciamo, carente rispetto a quello invece che il contesto della globalizzazione, della competizione oggi compete. Io penso cioè, che grande importanza c'è cioè, il rilievo può essere dato se c'è un maggiore coordinamento. Quale può essere il ruolo forte cioè, delle istituzioni? Delle istituzioni, cioè, quello sì, di essere non solo cioè, pronti, ma di avere un raccordo molto forte con l'azienda, col mondo produttivo e col mondo del lavoro. Questo è
basilare. Noi abbiamo, c'è possibilità, c'è di espansione. Dico questo perché nella relazione ex ante analitica che è stata fatta dagli esperti rispetto a quale interventi, la domanda c'è chi veniva posta, di quali interventi ha bisogno l'agricoltura nella Puglia rispetto all'utilizzo dei fondi strutturali. Si vengono tante cose, noi abbiamo un agroalimentare che potrebbe veramente costituire un decoro molto forte. Poi ci sono culture specifiche, le note ricchezze in alcune zone del territorio, si pensi alla produzione di pomodori del Foggiano, del grano duro anch'esso del Foggiano, a una zona che produce ciliegie che è quella del Barese, del sud-est Barese, Turico, Persano, poi c'è tutta quella zona, e la quarta territorialità in Europa le ciliegie, che vengono esportate dappertutto rispetto a quello che può essere. E poi c'è il problema del vino, come vino e l'olio, l'olio in particolare, anche l'olio merita un discorso, tutto a margine, perché qui si sta costruendo e con molto ritardo si sta facendo ciò che è stato già fatto per il vino, perché il problema della tracciabilità dell'etichetta d'origine è fondamentale, perché qui c'è le contraffazioni, sono molto 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 più numerose, perché anche in questo caso gli esperti, a me lo leggo, gli esperti hanno più volte detto e spiegato che è facilissimo contraffare l'olio, un po' più difficile il vino, ma l'olio c'è facilissimo contraffarlo rispetto a quelle che sono poi bottigliamento, commercializzazione e quant'altro. Ora, la cosa è importante, un altro aspetto fondamentale del credito, ho appena accennato, ma è un problema molto forte anche rispetto alle altre, perché continuano i tassi di interesse. Perché dico questo? Dico questo perché le grandi produzioni o la produzione che viene fatto ha necessità per forza di avere la fonte. L'altro problema rimangono i costi elevatissimi che anche le aziende agricole, che vengono considerate aziende a tutti gli effetti come tutte le altre, hanno sulla manodopera. Allora noi abbiamo delle contraddizioni incredibili, abbiamo una manodopera che è fortemente in sofferenza per la caduta del potere d'acquisto dei salari e quindi della retribuzione del lavoro, e lì bisogna sicuramente incidere a livello a carattere generale con qualche misura che speriamo che il nuovo riuscirà a prendere. Dall'altro abbiamo una vessazione delle imprese editoriali, di imprese sugli oneri riflessi che sono costretti a pagare sulla loro opera. Queste sono cose importanti, come se non bastasse questo, poi c'è un carico fiscale enorme. Non voglio aprire poi il problema qui delle tasse, anche carico eccetera, però la tasca e la fonte c'è sempre una, e questo c'è un problema serio, perché compromette le possibilità di competizione sui mercati e compromette di conto quelle che possono essere anche le politiche di investimento. Grosso modo questo è il quadro su cui noi dovremmo muoverci. Penso siccome siamo in un momento elettorale, io accolgo di buon grado questa forte iniziativa su un impegno fortissimo nel contesto del programma che dovrà essere presentato da voi nel contesto delle proposte, con un'azione molto forte di cultura. Il contesto in cui bisogna muoversi è essenzialmente, io immagino essenzialmente
possa essere, c'è questo. Poi noi possiamo anche nel proseguo della serata già ampliare quello che, per quanto c'è possibile, la discussione, se ci sono domande eccetera, ma io anche perché c'è il collega Mario Marcucci, dove poi sono aggiungere anche Raffaele Guardassale, cioè, mi fermerei qui alle notizie, insomma, cioè che così ho espresso rispetto a questo problema, cioè, settoriale, cioè che rimane comunque un dato e un punto di forza. Ecco, questo è l'amministrazione, cioè, che voi proponete, cioè, come programma, e di dare ancora forza all'agricoltura di Guagnano e dell'Interlandia. Grazie. Grazie dottor Palese. Io, prima di passare la parola al consigliere regionale Vadrucci, avevo intravisto il sindaco di Campi e volevo ringraziarlo, eccolo, la ringrazio per essere intervenuto, e se vuole successivamente fare qualche intervento. Non c'è bisogno, grazie. Grazie sindaco. Ascoltiamo. Ringrazio quindi il dottor Palese per la sua relazione, sempre molto puntuale ed esauriente. Passo la parola al consigliere Vadrucci, prego. C'è anche il grosso. Sì, sì, salve, della sezione di Forza Italia di Campi. Grazie per essere intervenuto. Sì, numero. Sono consigliere regionale da qualche anno, perché Vincenzo Barba divenne senatore e io ebbi questa avventura di diventare consigliere regionale. E lui non è più senatore. Questo lo dico perché a Guagnano gli artigiani mi conoscono più come segretario presidente della Confartigianato. Molte aziende, molte imprese di Guagnano abbiamo avuto modo di operare, per cui, avendo voi ascoltato, diciamo, l'introduzione di Rocco, la relazione di Rocco su quelli che sono gli strumenti, su quelli che possono essere i fici, come li chiamiamo, no? I benefici. Io non so se questi sono stati veramente benefici. Il risultato è che dopo 30 anni di interventi della Comunità Economica Europea, noi siamo ancora qui a parlare delle stesse cose. In questi 30 anni si sono sperperati una marea di soldi enormi, e i benefici del territorio, al di là di alcuni arricchimenti, no? Che ci sono stati, i benefici del territorio non ci sono. Ed è, lo dicevo prima con gli amici che aspettavamo di iniziare, ed è strano, quasi assurdo, che noi dobbiamo pensare a uno sviluppo duraturo e futuro in 5 anni, quando in 30 anni non l'abbiamo fatto, perché come voi sapete nel 2013 finisce una fase, sicuramente quella più corposa, di soldi alla nostra regione, ne inizieranno altre che nessuno oggi è in grado di dire come e quanto saranno. Perché? Perché di base, secondo me, manca, ed era il richiamo di Rocco che faceva, manca il fatto di capire che questi sono fondi, questi aiuti alla Comunità Economica Europea, che dovrebbero servire a chi ha in mente di fare qualcosa che doveva costare 100, se poi gliela fanno costare 50, allora ha un valore. Ma chi non doveva fare niente, come molte volte è successo, e si è inventato che doveva fare qualcosa per come avere quei soldi, al territorio, alle popolazioni, ai giovani, non ha creato niente. E noi di questo parliamo. Noi qui oggi siamo a ragionare che questo modo e questa concezione o è finita o finisce, perché se no il territorio fra 6 anni rimarrà così com'è. Qualche aziendina agricola avrà fatto la bella casa di campagna che passa sotto il nome di stalla o di qualche altra denominazione, ma di fatto i nostri territori non hanno avuto un aiuto in più. Questo lo voglio dire con estrema chiarezza, perché
delle opere che le amministrazioni devono fare è la selezione. Cioè, quello che è mancato in tutti questi anni, che sia stata la vera selezione delle cose utili al territorio. Vi porto un esempio. Perché in tutti i progetti del prestito d'onore non ce n'è mai stato uno che voleva fare l'agricoltore? Tutti volevano fare i commercianti. Cioè, sono stati sperperati nella nostra regione, ma in tutta Italia, per parcheggiare, no? I giovani disoccupati, ma non cifre, cioè parliamo di 50.000 euro col microcredito che si fa presso il Ministero delle Attività Produttive, parliamo di 180.000 euro che uno può avere come contributo al fondo perduto di oltre il 70%. I prestiti d'onore hanno avuto 50.000 euro, la gente ha avuto 30.000 euro di contributo e 20.000 euro con un interesse dell'1%. Se poi ha chiuso dopo un anno, nessuno ne ha detto niente, nessuno ha fatto niente, perché era così nei patti. Cos'è rimasto di tanti soldi sperperati? Illusioni? Perché non è che lo sviluppo di un comune come Guagnano, se c'è 5 pizzerie, sviluppa perché se ne fanno 5 altre, diventano 10, o si aprono 3 altri negozi. Ma era naturale che doveva essere così. Perché ognuno sceglie la via più facile, diventare agricoltore o diventare artigiano. C'è bisogno di competenza, c'è bisogno di capire e di saper fare. Diventare venditore di scarpe, secondo loro, si poteva fare dalla sera alla mattina. E questo è successo. Allora, voglio dire, per i giovani, quando parliamo di agricoltura, parliamo dell'agricoltura che deve finire fra 10 anni, perché nessuno si avvicina, o parliamo di quale... In quale contesto inseriamo oggi, ammesso che ci fossero dei giovani che vogliono fare gli agricoltori? Cioè, quale ingresso li facilitiamo? Perché per gli altri possono anche iniziare senza firmare nessuna cambiale e per gli agricoltori si devono caricare tutto? Allora io credo che su queste cose, no? A livello di impostazione, e ha ragione, cioè noi siamo già a febbraio del 2008 e stiamo parlando 2007 e 2013, no? Che cosa significa? Non è che poi noi possiamo fare 2015, noi dobbiamo fermarci nel 2013. Allora significherà che quello che si doveva fare in 6 anni bisogna farlo in 4 anni, bisogna farlo in 3 anni, per cui non c'è tempo per poter valutare progetti. Siccome poi c'è la spinta che se no non si vuol fare brutta figura, come comunque l'hanno fatta, perché poi alla fine sono stati spesi il 60% dei fondi comunitari, che cosa succede? Che si viene sollecitati a prendere progetti purché sia, perché se no si dice perdiamo i soldi, perché se no li prende la Spagna, li prende il Portogallo, li prendono gli altri. Ma non è così che si fa programmazione. Cioè, questi ritardi che ci sono stati, invece di partire nel 2007 si partirà nel 2008 e ancora non sappiamo quando, per tutti i settori, non solo per l'agricoltura, non sono ritardi a costo zero, sono ritardi sicuramente che peseranno sulla selezione, che peseranno sui tempi che le aziende avranno a disposizione. E poi Rocco ha messo il dito su un'altra piaga: non si può continuare a dare alle banche il potere di controllare i progetti. È come dare la corda al bordo. Cioè, questo sistema che la regione ha messo in atto perché i controllori, diciamo, i comitati per controllare, le commissioni hanno un costo, ed è vero che hanno un costo, perché ripeto, siccome da noi il concetto è intanto facciamola il progetto, poi se viene approvato, e quindi arrivano migliaia, perché poi in questo ci sono quelli che li fanno i progetti, che ci guadagnano. Cioè, è tutto un giro che porta a sperperare denaro senza costruire progetti seri.
Su questo dobbiamo stare molto attenti, perché poi se arrivano 10.000 progetti la regione li deve verificare, ci sono tanti tempi, per cui per semplificare il dottoramento che cosa si è detto? Vabbè, tu banca, mi vedi se questo ha i soldi per farlo, se tu mi dici che va bene, io dico che va bene. Ma allora di che parliamo? Dei soliti noti? Cioè di chi ha già e che può avere altro? Cioè i cosiddetti progetti, cioè idee, finanziare le idee, finanziare tutte queste cose, come si fa a fare? Se il sistema poi ha questo imbuto che la banca, e con le banche nostre, cioè nostre, che noi pensavamo che venissero le banche del nord per migliorare le cose, le hanno peggiorate di molto, non hanno migliorato per niente. E quindi questo è un altro nodo che bisogna cogliere. Non possiamo mantenere le banche che, ripeto, fanno le istruttorie sulle pratiche e poi decidono loro, no? Come ma questo, ripeto, si è dovuto fare perché ognuno, ripeto, presenta il progetto purché sia, non perché effettivamente poi c'è. E allora poi che cosa succede? È quello che è successo in tutte le 488 che Rocco velatamente ha toccato, perché poi tu per 5 anni devi avere quei tanti dipendenti, cioè si innesta un meccanismo che quello che magari aveva un'aziendina anche con pochi dipendenti, ma era un'aziendina modello, si è andato a infangare e a distruggere tutto quello che aveva. Per cui questi benefici, invece di essere dei benefici, sono diventate delle negatività che hanno impoverito il territorio. Quindi questo, secondo me, è un problema fondamentale, che le amministrazioni devono avere un ruolo, perché le amministrazioni conoscono i territori e quindi sanno quali sono i progetti che hanno. E quindi quando Rocco faceva riferimento al GALLA, è uno degli strumenti dove si ha la possibilità di verificare già in partenza la validità o meno del progetto, la validità o meno dell'iniziativa. E poi io credo che c'è il problema dei costi, se ne sta parlando sempre di più. Il problema è che al massimo il prodotto in partenza è il 25-27% del costo finale, è uno dei problemi veri. Cioè, alcuni esempi, no? In partenza l'agricoltore prende il 25% di quello che poi è il costo finale. Per cui se una lattuga, se un'insalata costa 100, il produttore prende a volte 20. Ah, cioè questa è una disparità. Poi dice aumenta l'insalata perché c'è, no, la già. Al produttore, se no, gli danno un 5% in più e aumenta l'insalata a quello che la vende, che lui la gelata non la vede mai, non l'ha mai vista. È tutta una speculazione. Allora anche qui, cioè il discorso dei prezzi, l'attenzione che oggi i consumatori fortunatamente stanno mettendo sulla filiera dei prezzi, non è solo la filiera del prodotto, è un altro degli aspetti fondamentali. Perché questo discorso della globalizzazione, questo discorso di doverci confrontare con tutto il mondo, perché oggi da qualsiasi parte può arrivare a Guagnano per avere il vino o l'olio, così come uno lo può prendere dagli Stati Uniti d'America, e la chiarezza sul prezzo e anche la redditività sul prezzo fa sì di poter avere un prodotto di qualità. Ed è l'ultimo aspetto che io voglio toccare. Uno delle fatiche più grosse che noi dobbiamo fare è di rendere, come devo dire, appetibile tutto il contesto. L'esempio che porto è la Toscana. In Toscana sono stati così bravi e capaci da dire a tutto il mondo, non all'Italia, a tutto il mondo, che qualsiasi cosa che si trova in Toscana è buona, bella, genuina, che non si trova da nessuna parte ed è unica.
su alcune cose è vero, perché le cose che hanno dell'arte, no? Gioppa e bella, anche noi abbiamo le nostre, ma hanno lavorato così tanto su un contesto per cui se uno si trova in qualsiasi parte della Toscana e gli si presenta un conto perché l'olio era toscano, perché il vino era toscano, i salumi sono toscani, cioè lì è tutto buono. Oh, sono stati bravi, cioè è inutile dire, sono stati bravi. Ecco, io credo che noi abbiamo le stesse potenzialità e dobbiamo agire sul contesto, cioè il turista, come devo dire, deve essere convinto che in queste contrade può trovare delle cose genuine e buone, ma per fare cose genuine e buone l'agricoltore, chi produce, deve avere il suo tornaconto e deve avere un tornaconto sull'alto, non sul basso. Cioè le olive all'ammasso non hanno più senso, e certe volte siamo stati noi purtroppo a volere certi regimi di aiuto, come si faceva, si sono sperperati migliaia di miliardi per dare l'integrazione dell'olio a secondo di quanti alberi avevi. Ci siamo dimenticati, cioè uno poteva raccogliere, non poteva raccogliere le olive, non gli fregava nessuno niente, tu avevi 1000 alberi di olivo, ti davano l'integrazione. Che sistema di aiuto era questo? Chi è che ha aiutato questa cosa? L'agricoltore a fare selezione sull'olio? Cioè noi ne abbiamo piantati altri, ce l'hanno detto in tutte le salse che abbiamo una produzione surplus che non è buona, eh? Siccome 5 anni fa finiva il tempo per poter piantare, hanno piantato centinaia e migliaia di nuovi alberi convinti che poi si potesse avere l'integrazione sull'albero, poi il prodotto lo raccoglie, non raccoglie, non fa niente. Cioè queste cose ci vorranno anni a riprendere il concetto della qualità, a riprendere il concetto che se tu fai un prodotto buono ti viene valorizzato, che non è uguale a quello che le lascia 10 giorni a terra le olive e poi le raccoglie. Ma fino a mo' così si è ragionato. Allora io credo che su questi ragionamenti, su queste cose, c'è bisogno di fare sia un'azione di informazione come amministrazione sui benefici che i coltivatori possono avere, ma soprattutto, e mi riferisco ai più giovani, anche di un ragionamento culturale sulla qualità del prodotto, che oggi è una delle cose fondamentali. Voi avete visto, e concludo, qualche anno fa erano nati dei supermercati che venivano chiamati supermercati, quelli insomma dove dei discount, cioè dove non c'era la pubblicità che uno andava a comprare i prodotti, non hanno avuto vita facile, ma non perché i prodotti non erano buoni, ma perché noi siamo bombardati tutti i giorni dal sospetto che se una cosa non viene detta in Rai 1, Rai 2, Canale 5 non è buona, e ci fanno comprare quello che dicono loro. Cioè noi siamo bombardati tutti i giorni, cioè non è che quei prodotti, magari nessuno non c'è mai entrato, perché siccome la confezione era fatta in una certa maniera per risparmiare, siccome non c'è la pubblicità, uno non si è manco avvicinato. Allora questo esempio lo voglio portare anche per noi, cioè se non si lavora rispetto a un marchio, a un prodotto, a un bene, e quindi come quello ne puoi trovare 100 altri, perché devono scegliere il nostro? Per quale ragione si devono convincere che il vino di Guagnano è il migliore? Allora ecco, io credo che questa è la nuova frontiera dei discorsi che bisogna fare da qui in avanti, perché se ci fossero altri 40 anni di beni comunitari, di soldi comunitari, allora ci poteva anche essere il tempo di ancora giocare a cincischiare. Il problema è che nel 2013 finisce la fase più ricca dei fondi comunitari. Allora, o noi facciamo qualcosa per il territorio, non, ripeto, per i 6-7 della zona che si sono migliorata, la masseria si è migliorata, quello lì non fa uno sviluppo del territorio, hanno fatto lo sviluppo personale. Io credo che la vera sfida è fare lo sviluppo del territorio. Grazie. Grazie, Lucci.
Passo ora al dottor Walter Mazzotta, responsabile dell'ufficio agricolo di zona della Regione Puglia. Prego. Io vorrei fare un discorso un po' da tetto ai lavori, un po' come responsabile dell'ufficio agricolo di zona di Campi, quindi come 30 anni di addetto appunto ai lavori sul territorio come tecnico. Ora guagniamo e vorrei calarmi un po' in maniera molto semplice su questa realtà locale che è appunto quella di Guagnano e dei paesi limitrofi. E agli occhi di tutti che i nostri paesi stanno vivendo un momento difficile sul piano dell'economia proprio perché l'agricoltura, ovvero questo settore portante dell'economia dei nostri paesi, sta venendo purtroppo meno per tante e tante ragioni. Però è pur vero che nel corso del tempo, diciamo, alcune amministrazioni comunali, e lo dobbiamo dire con tutta franchezza, hanno intuito alcune amministrazioni che questa crisi era all'orizzonte. E si sono pure adoperate per cercare di tamponare al meglio quell'azione che inevitabilmente doveva accadere. Indipendentemente dalle colorazioni politiche, qualcuno ha avuto questa intuizione, perché quando noi parliamo delle amministrazioni non dobbiamo soltanto pensare alle amministrazioni nel senso perché sono magari di centro-sinistra, di centro-destra, quindi sono le maggioranze che dettano, no, le condizioni. Ci sono state anche intuizioni intelligenti anche da consiglieri di opposizione che hanno un po' smosso delle amministrazioni magari di centro-sinistra e viceversa. Ora, non dobbiamo andare molto lontani a fare delle comparazioni con altri paesi. In questo frangente di tempo, per esempio, Belghe, per fare un esempio, come Leverano, hanno avuto le amministrazioni, ho fatto l'amministratore anche a Belghe nel 93-97, stavano nei banchi dell'opposizione come Forza Italia, era consigliere di opposizione, c'era l'amministrazione di centro-sinistra. Però anche dai banchi dell'opposizione noi cavalcavamo l'idea di un cambiamento nell'economia cittadina, nel paese, così in altri paesi tipo anche Leverano. Quindi praticamente questo bisogno c'è stato, è stato sentito dalle amministrazioni, e quindi oggi se noi guardiamo per esempio Guagnano, lo compariamo per esempio con Veglia e Leverano, non dobbiamo andare, giustamente ha fatto bene il consigliere Patrucci a portarci un po' più là in Toscana, ma se noi per esempio andiamo a Veglie o a Leverano, rispetto a Guagnano, per esempio allo stesso Salice, esistono notevoli differenze dal punto di vista ad esempio dell'agricoltura. Io che ci vivo, perché ci vivo professionalmente, mi muovo su questi territori, per esempio realtà come Leverano, dove addirittura 50 are, un ettaro, rendono più di 6-7 ettari, per esempio qui di Guagnano, per fare un esempio, no? Con la sericoltura, con l'orticoltura portata ad un certo livello, con la floricoltura, Veglie è un po' a metà strada. Guagnano e Sali, purtroppo, avvertono notevolmente la crisi della viticoltura. Non c'è stata questa capacità, diciamo, di intuire nel tempo che poteva succedere una recessione dal punto di vista del settore, e non si è corsi un po' ai ripari nel senso di prevedere un po' questi cambiamenti. Le amministrazioni entro i limiti non potevano fare più di tanto, però secondo me, secondo come ho detto ai lavori, e la crisi è stata dettata soprattutto dal fatto di non aver saputo valorizzare il cooperativismo locale. Una cantina sola non è riuscita praticamente ad amalgamare, a dare propulsione
conclusione, non faccio un processo alle persone, perché io non sono abituato praticamente a processare nessuno, perché poi le colpe sono diffuse anche degli stessi soci, no? Praticamente. Però le cantine, la cantina che poi alla fine oggi è unica qui a Guagnano, non è riuscita a valorizzare il prodotto dei suoi soci. Automaticamente la recessione è stata inevitabile, perché non potendo contrattare personalmente i singoli coltivatori, perché da sempre, da generazioni si sono rivolti alla cantina locale, il momento in cui questa cantina è meno, automaticamente dall'oggi al domani le persone hanno fatto una valanga, i coltivatori di Guagnano hanno fatto una valanga di pratiche presso il nostro ufficio per svellere i vigneti, e tuttora ne parlano con ansia per dire: ma ci sono addirittura dei premi per togliere questo benedetto vigneto? Ma nel momento in cui si facesse appunto questa politica di premio, di contributo per svegliare i vigneti, sarebbe proprio la fine totale dell'economia guagnanese e del paese vicino di Sarci. Si è fatto, ecco, negli anni passati, diversi anni fa, ma se oggi ritornasse questa politica sarebbe proprio la fine di questo paese. Demograficamente Guagnano, stando sempre più o meno, giorno dopo giorno, giovani stanno andando via, i giovani stanno andando via da Guagnano, ovviamente mancando la forza viva nel paese. E la media degli agricoltori a Guagnano è sui 70 anni, è sui 70 anni. Praticamente io mi chiedo, nel momento in cui adesso è stato prorogato l'OCM, no? Praticamente per un anno altro, 2007-2008, è stato prorogato l'OCM, cioè i finanziamenti per gli impianti viticoli. Ora, nel momento in cui viene un settantenne e dice: ma io praticamente che devo chiedere? Eppure hanno tanta buona volontà, devo dire, i vostri concittadini di Guagnano hanno tanta buona volontà, persone di 70 anni hanno voglia di impiantare vigneti, cioè di sperare nell'agricoltura. Questo è un dato commovente, cioè persone legate alle loro radici, alle loro tradizioni, che vogliono ancora investire nella viticoltura, pur avendo 70 anni. Ora, poi ritorneremo su questo argomento di natura tecnica, perché più di uno mi ha chiesto qualche notizia. Però nel momento in cui non c'è questo sbocco, cioè la possibilità di avere un'organizzazione locale capace di valorizzare il prodotto, io mi domando e mi chiedo: come può il singolo coltivatore affrontare il discorso della commercializzazione e soprattutto essere concorrente con realtà molto più strutturate sul territorio e fuori del territorio di Guagnano e, diciamo, del circondario? Come ricorrere, secondo me, ai rimedi? Negli anni, quando ancora io ero adolescente, nei primi anni, perché ho iniziato a fare a 22-23 anni, funzionario tecnico prima del Ministero e poi della Rete, c'era tutto un discorso iniziato all'epoca dell'ente riforma, poi divenuto ente di sviluppo, che aveva fatto un primo tentativo, poi mai riuscito, di creare delle cooperative di secondo livello. Cosa che purtroppo questo tentativo avvenne nei primi tempi proprio a Nardò, l'ente riforma, per un lasso molto limitato di tempo, e poi svanito. Qual era lo spirito? E io lo ritengo valido, anche se modificato e con una strategia un po' nuova dal punto di vista adesso della collocazione del prodotto. Che senso ha, mi chiedo e mi domando, avere adesso delle cantine in questi paesi che imbottigliano, hanno una serie di bottiglie, quindi una gamma di produzione, che finisce poi a fare la guerra tra poveri con la cantina del paese vicino. Cioè è una guerra tra poveri
Nel senso che poi alla fine è lo stesso vino che poi alla fine è il nostro amato e pregiato negro amaro, che ci invidiano un po' in ogni parte d'Italia. Quindi la guerra tra poveri non ha più senso. Il discorso delle cooperative di secondo livello, quindi consorziate, ecco, quello può essere veramente la soluzione. Cioè, questo tentativo lo stiamo facendo a Veglia, qui c'è un giovane amministratore delle cantine associate di Veglia, perché a Veglia siamo riusciti a unificare le due cantine e a farne una, cioè nel senso che si lavora sulle due cantine, però si conferisce in un unico discorso commerciale, quindi in un'unica amministrazione. In questi paesi del circondario, ad esempio questi 10 paesi che sono del comprensorio un po' del Duazzo di Campi, le cantine praticamente devono essere luogo di conferimento dei soci. Poi passare a quel discorso consorziale di secondo livello che potrebbe nascere per esempio pure a Campi, vedo il sindaco, perché hanno una buona struttura cooperativistica a Campi, o con un accordo tra le cantine, e fare un'unica catena di imbottigliamento, bravo, un unico marchio con 4, 5 massimo vini, bottiglie, perché nel momento in cui si fa un accordo con un direttore commerciale o un'agenzia commerciale, non possiamo dare a un direttore commerciale che ha capacità manageriali di andare presso le fiere a Verona o addirittura nelle fiere internazionali, non può portarsi 50 bottiglie, può portarsi 4 bottiglie, perché alla fine cosa interessa al coltivatore, al produttore? La remunerazione del suo lavoro. Poi non gli interessa la bottiglia è concorrenziale a quella di Veglie o a quella di Campi e via di seguito. Gli interessa che il frutto del suo lavoro sia retribuito. Allora, solo in quest'ottica, cioè le cantine devono essere il primo luogo di conferimento, perché giustamente un coltivatore, più gli diamo facilità di vita ad un produttore, perché avere stabilimenti poi che finiranno ad essere fantasmi è una vergogna, cioè chiudere questi stabilimenti è una vergogna. Quindi è un primo luogo di conferimento. Il coltivatore di Guagnano porta il suo prodotto praticamente nella cantina di Guagnano, che è consorziata nelle cantine praticamente della nostra oasi, che è il negro amaro. Quindi questo è il riferimento, il negro amaro, che ci deve essere sempre un riferimento negro amaro. Ogni coltivatore, quello di Veglia, la porta alla cantina di Veglia, di Guagnano, la cantina di Guagnano, poi insieme con un'etichetta unica si produce con un solo o più enologo, comunque in un'equipe, un unico prodotto che viene commercializzato poi con un direttore commerciale, con un'azienda o un'agenzia di commercializzazione presso le fiere e a livello internazionale. Perché il nostro vino è amato, desiderato e voluto. Il negro amaro è qualcosa di invidiato dappertutto. Ora, non è fantascienza questa cosa qui, questa non è fantascienza. Ci vuole la buona volontà, l'impegno delle amministrazioni locali soprattutto, che diano propulsione. Io devo dare atto, scusate, voglio fare qualche nome, perché mi devo anche qualche nome. Io ricordo nei primi tempi in cui era nata questa amministrazione, poi è andata in declino per le ragioni che loro sanno, mi sono sentito più di una volta con il vostro ex assessore Totò Pezzuto, che sta qui, e aveva un progetto proprio di valorizzazione del negro amaro. Fare un discorso di oasi del negro amaro in questi comuni che sono appunto Guagnano, Salice, Veglie, Campi, parte di Novoli, Carmiano, per vedere di fare un marchio, un doc ben preciso che valorizzasse appunto il negro amaro. Ovviamente solo in questo modo praticamente possiamo far credere ancora nelle persone, nella viticoltura, poter impiantare. Perché per esempio
sono state fatte molte diverse pratiche di OCM in passato. Adesso sento i progettisti, diciamo qua purtroppo ne stanno avendo pochi e niente, perché non si ha più voglia di impiantare, non si ha, anche se c'è questi finanziamenti, che poi sono buoni finanziamenti, che vanno dal 60-70 addirittura per cento, quindi se uno ci sa fare quasi quasi l'impianto gli viene quasi gratis, se vogliamo andare, che c'è molta capacità anche sul piano dell'economia diretta, no? A fare l'impianto, molte opere qualcuno le fa anche in economia. Quindi quasi quasi un impianto, non dico che viene gratis, ma quasi. Ma nonostante ciò, praticamente, gli operatori sono ancora scettici. Ed è la cosa peggiore, è che vengono a chiedere se esce fuori il discorso di questo benedetto premio di contributo per svendere questo vigneto. È spaventoso, perché io che giro e vedo queste campagne, veramente ti rattrista il cuore a vedere questa oasi, mi fermo solo a Guagliano, mi fermo qui, non voglio andare oltre, questa che è un giardino enologico, Guagliano è un giardino enologico, vero e vero, è proprio il giardino, è una nicchia proprio bella, cioè a vederla, che i terreni sono proprio per vigneto, cioè tipicamente viticoli, e alle volte purtroppo c'è da dire, ma come si fa a mettere un oliveto in questi vigneti? È un'offesa praticamente a questi terreni, perché sono terreni a vocazione vitico, è un'oasi, un giardino enologico. Quindi come si fa a dire o a dare contributi per togliere il vigneto? Cioè, e poi praticamente è un impegno che si prende a non rimpiantarlo più, poche parole vuole. E cosa si mette in sostituzione di questo vigneto? Vedo campagne abbandonate che ci fanno pensare alla preistoria, cioè perché poi non si impianta nulla, praticamente rimane tutto abbandonato. Vicino a vigneti che sono ancora e cercano ancora di stare un po' in piedi questi benedetti vigneti, vedo campagne totalmente abbandonate. Quindi il discorso del premio per fortuna ancora non esiste, perché più di qualcuno viene a chiedermi in ufficio, ma c'è questo benedetto premio, questo... mi auguro che non arrivi questo premio, perché sarebbe la fine veramente della viticoltura locale, e non solo della viticoltura, proprio la crisi sociale di questo paese, perché nel frattempo non ha ricambiato l'economia agricola come è successo in altri paesi tipo Belgio e Leverano, dove si fa serricoltura, dove si fa orticoltura, e non è facile improvvisarsi dall'oggi al domani orticoltori o floricoltori, già hanno difficoltà i coltivatori anziani che hanno consumato una vita a fare agricoltura, immaginiamoci i giovani, no? Che devono intraprendere l'orticoltura, la floricoltura, la frutticoltura. Non si improvvisa, ha detto bene il consigliere Vaducci, ha detto non è un'attività che si improvvisa, quella dell'agricoltore, dall'oggi al domani, ci vogliono anni, anni di esperienza. Non abbiamo per esempio più validi potatori, non abbiamo più innestatori, cioè professioni un tempo erano elite nel campo dell'agricoltura, oggi purtroppo non ci sono più, è difficile trovare degli innestatori, è difficile trovare dei potatori, cioè sta venendo meno proprio ormai la professione vera e propria dell'agricoltore. Quindi un premio a svellere questi vigneti sarebbe veramente il suicidio dell'agricoltura guagnanese. Per quanto riguarda le vie alternative, io conosco anche l'Ital, giustamente il nostro capogruppo, dottor Rocco Palese, ha fatto bene a parlarne, però da un po' di tempo questi GAL si sono estremamente politicizzati. Il GAL, ad esempio, Terra d'Arneo, è stato confezionato, studiato ad immagine e somiglianza di certe persone, e perché purtroppo sono società miste, cioè dove c'è l'ente pubblico e l'ente privato. Io mi sono preso la briga di andarlo a vedere questo GAL, ci sono diverse associazioni, diverse strutture che sono politicizzate in un certo senso, no? In un certo senso non diciamo di sinistra, diciamo vera e propria, dove certi progetti, proprio io da tempo non vedo progetti attinenti all'agricoltura,
addirittura fanno tanti tipi di progetti che non hanno nulla a che vedere con il nostro territorio. Bravissimo. Cioè, l'agricoltura non viene proprio presa in considerazione, perché anche qualche progetto, anche qualcuno di buona volontà che vuole fare un progetto in tal senso, sa bene di scontrarsi con certe realtà politiche che comunque non avrebbero a piacimento l'approvazione di quel progetto. Purtroppo questi GAL, pur ricevendo dei finanziamenti pubblici, sono estremamente selettivi perché gestiti in una certa maniera. Forse c'è anche il difetto che l'ente pubblico che ne fa parte, e questa è un'autocritica che voglio pure fare, perché per esempio nel GAL del Terra d'Arneo ci sono anche delle cantine, per esempio la cantina di Veglie, c'è anche diversi comuni, non hanno mai preso a cuore un'autocritica, uno scontro ben deciso a un po' cambiare le sorti di questi GAL. Però gestiscono dei finanziamenti, ma progettualità in campo agricolo sino adesso non se n'è visto. Un'ultima cosa, ha ragione, perfettamente ragione pure il consigliere Badrucci quando dice, e questo lui lo dice in termini teorici, io lo dico in termini pratici, e sono nate grosse contraddizioni nell'istruttoria di queste pratiche. Sì, salutiamo il consigliere regionale Baldassarre. Le contraddizioni nascono dal fatto che, giustamente, come diceva il consigliere, sono le banche molte volte a essere da ostacolo ai finanziamenti in agricoltura. E vi faccio degli esempi molto pratici, degli esempi elementari. Con i POR, i vecchi POR, si dava il premio di primo insediamento ai giovani. Ci siamo trovati davanti a queste grandi contraddizioni, cioè alcuni giovani che sono entrati in graduatoria hanno preso praticamente, sono entrati ad avere questo beneficio come giovani. A questo primo insediamento doveva essere pure collegato un progetto per la realizzazione di determinate opere. Quando questi giovani hanno presentato il progetto, magari hanno preso, giustamente prendevano i soldi per il premio, no? Di primo insediamento, che all'epoca erano 25.000 euro, poi presentavano un progetto all'amministrazione regionale per fare magari delle serre o impianti, oppure anche un stabilimento vitivinicolo collegato anche allo sviluppo aziendale. Quando arrivavano davanti alla banca, solamente la banca diceva: ma tu che c'hai da perdere? Scusate, questa è una grossa contraddizione, mi date il premio di primo insediamento per incoraggiarmi come giovane praticamente a fare l'imprenditore agricolo, e cosa potete pretendere da un giovane che si è iscritto per la prima volta a fare l'operatore agricolo? Cosa pretendete praticamente? Che se io ho già un milione di euro o un capitale, non mi metto a fare praticamente, non mi avventuro in un'attività imprenditoriale in agricoltura. Cioè volevano delle grosse garanzie per far nascere queste imprese. Quindi una grossa contraddizione ad un giovane di 25 anni che si apprestava ad intraprendere un'attività agricola, la banca diceva: no, è che tu non hai niente da perdere, non hai coso, io non ti finanzio. Quindi che senso ha avuto dare 25.000 euro a un giovane che poi praticamente gli si tagliava praticamente le gambe per dire: tu non puoi fare niente perché non hai niente da perdere? Quindi erano 25.000 euro perché cosa? Per guardare gli uccelli che volano in campagna. Quindi le banche sono state talmente selettive che hanno favorito chi già praticamente stava già abbondantemente nel settore. Quindi praticamente è stato un controsenso assoluto praticamente, e dobbiamo cambiare rotta in questo senso, se vogliamo che i giovani
restino qui a Quagliano, nei paesi limitrofi. Dobbiamo metterli nella condizione più semplice per lavorare ed investire in agricoltura. Ma noi non abbiamo lavorato in tal senso, parlo in generale, cioè specialmente questo out-out delle banche con i conti dedicati, cioè un filtro talmente stretto che non dava proprio respiro a questi giovani. Quindi dobbiamo trovare soluzioni diverse, lo dico ai nostri amministratori regionali, cioè soluzioni diverse che diano più opportunità a questi giovani. Poi dobbiamo snellire un po' la burocrazia da questo punto di vista. Dobbiamo snellirla, cioè questi giovani devono essere messi nella condizione di dedicarsi all'agricoltura, ma nella maniera meno burocratica, soprattutto questo peso appunto delle banche che sono molto, ma molto selettive. Ora, un'ultima parola alla polizia, perché ritengo che ho l'obbligo di farlo, perché io passo per un contestatore nella regione, che loro mi additano già, sanno che sono un uomo. Oggi facciamo anche politica qui, perché si fa anche politica, siamo in area, ormai si respira qui a Quagliano l'area politica delle amministrazioni. Io sono una persona penalizzata dall'amministrazione regionale, perché sono, ho il marchio di essere del centro-destra. Perché ve lo dico, lo sanno benissimo, sono uno dei più titolati e più anziani funzionari della regione. Ciò nonostante, con tutto il rispetto che ho per il mio ufficio, che onoro e che mi fa piacere essere il responsabile dell'ufficio, però io sono stato penalizzato proprio per questo, per non essere un dirigente facente funzioni nell'operato, né avere una posizione organizzativa. Mi hanno un po' esiliato, ma questa cosa mi fa piacere, perché ci vivo costantemente a contatto con gli agricoltori di Quagliano, di Veglie, di Campi, e questa cosa mi fa grande piacere. Però praticamente questa amministrazione mi ha esiliato a Campi. Da 30 anni a questa parte, e ho l'obbligo di dirlo perché sento in coscienza di dirlo, io ho vissuto quasi tutte le amministrazioni regionali, dai tempi di Trisorio Liuzzi, io sono uno dei più giovani, avevo 22 anni e qualche cosa, poi Mini Quarta, poi Bellomo, poi Totofitto e via via fino ai nostri giorni. Però vi devo essere sinceri, non ho visto mai un'amministrazione regionale peggiore di questa. Non aggiungo anche, però per l'agricoltura, ripeto, stiamo alle pezze e non aggiungo altro. Io vi ringrazio di avermi ascoltato e sono sempre a disposizione. Tutto Pezzuto che aveva chiesto un intervento, sì, e poi subito al consigliere regionale, Badassare. Numero? Buonasera, Walter, io ti devo ringraziare per aver menzionato l'impegno per i... Sono discussi in passato, ne abbiamo parlato, sentivo l'obbligo anche di dirlo, perché vuoi conoscere le cose. Ti devo ringraziare perché Walter, di persone come noi, con Walter ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, lui era il classico contestatore e io non dimentico. Con una cosa in comune: l'essere profondamente innamorati di questa terra martoriata chi l'ha voluta gestire solo per i propri figli. Il discorso che faceva il dottore Vanzotta prima del guardare in avanti, assessore Valese, a Quagliano abbiamo oggi presente, probabilmente i contadini non se ne sono accorti, la quarta gamma, un'azienda che si interessa di prodotti freschi d'agricoltura. Quella quarta gamma oggi presente sul territorio di Quagliano
è il frutto di un impegno elettorale preso da un uomo di centrodestra e mantenuto nonostante tutto Guagnano non lo abbia premiato elettoralmente. Ci tengo a precisare questo semplicemente per un motivo, per dirvi che la centrodestra gli impegni li prende, non li prende con i favori personali, ma li prende con la cittadinanza e li mantiene. Noi oggi ci impegniamo con voi che tutti quei discorsi che avevamo intrapreso negli inizi della passata amministrazione, nell'affrontare il problema della cantina Enotea, che è frutto del lavoro di generazioni, che è un patrimonio che appartiene al territorio di Guagnano e che purtroppo, caro dottore Mazzò, molto probabilmente come capitale e come interesse emigrerà verso altri comuni. Noi prendiamo impegno che quel discorso che avevamo iniziato e che tanto entusiasmo era riuscito a creare nei contadini di Guagnano lo riprenderemo. Uno dei motivi per cui abbiamo scelto di impegnarci e di batterci contro chi non ci voleva addirittura candidati, lo abbiamo fatto solo ed esclusivamente perché abbiamo un impegno morale che abbiamo preso con voi 5 anni fa. Dovevamo cambiare Guagnano, dovevamo dare un impulso a questa realtà di Guagnano che ha nei suoi ricordi dei ricordi fatti di ricchezza, di produttività, di prosperità. A voi è mancato soltanto una cosa, un impegno, un interesse deciso da parte delle amministrazioni. Nella scorsa amministrazione avete avuto, per quello che è servito, l'impegno di 5 moschettieri, 3 moschettieri, una cosa del genere, che hanno lottato contro i mulini a vento. Voi avete toccato con mano quando abbiamo tentato di risolvere alcuni problemi, quante volte ci siamo scontrati contro dei muri di gomma. Dopo il rigore si è cessato di parlare ogni anno di agricoltura. Signori miei, ritorneremo in qualsiasi veste, anche gli oppositori, a continuare quel discorso. Portare un impegno serio per rilanciare l'economia di Guagnano. I politici non hanno saputo cogliere il messaggio. La quarta gamba sarebbe dovuta diventare il punto importante per creare un indotto che non si è creato. Sta facendo forse bene a qualcuno per un po' di clientelismo spiccio, qualche misera giornata di lavoro a 20 euro, forse una decina di giornate dichiarate per prendere quella tanto sospirata di disoccupazione di pochi euro che niente risolve poi nelle famiglie, quando invece ci sarebbe dovuto essere un impegno creare attorno a quella realtà che noi avevamo voluto a Guagnano, un indotto che desse ricchezza. La dobbiamo smettere nel pretendere assistenza. Dovete tornare ad essere e dobbiamo lavorare affinché Guagnano, i guagnanesi tornino ad avere quella dignità di uomini che sanno costruirsi il futuro. Voi, se ci darete la fiducia, noi questo lavoro lo faremo e lo faremo assieme. Io voglio che lei prenda un impegno questa sera, perché sono convinto che storia per il centro-sinistra non ce ne sarà, né a Guagnano, né a Bari, né a Roma. Quel progetto che noi avevamo con i consiglieri amici e con la presenza tanto preziosa dell'allora consigliere Angelo Maggi elaborato, il progetto Terra del Negramaro, per il quale avevamo elaborato il marchio, elaborato lo statuto e forse creata l'unica vera realtà, l'unica vera prospettiva che avrebbe riguardato l'intero territorio
del dosage. Era un progetto che andava oltre il consorzio del DOC, che è stato fallimentare. Hanno incoraggiato i produttori a fare qualità, meno produzione, più lavoro nei campi, con una ricaduta pari a zero. Sicuramente gli imbottigliatori vendono una bottiglia di vino 10, 15, 20 euro, ma ricaduta sul territorio non c'è. Ed è in questo che la politica deve intervenire. Perché il pathos del non ritorno al produttore sta in una romandina che ho visto in un bar quando si è parlato dell'aumento del grano. Aumentato di poche decine di centesimi. Il cartellone recitava testualmente: a causa dell'aumento del grano il caffè è aumentato di 10 centesimi e la pasticceria di un euro. Signori miei, ma stiamo scherzando? E i politici dove stanno? E chi deve svolgere una funzione di controllo? Dove sta? Questo dovrebbe essere tutti i prezzi. E non io faccio il parlo per non tornare poi a fare un discorso molto più largo, quando, ricordando le parole del consigliere Vallucci, diceva: in Toscana un litro d'olio, da noi un quintale d'olive 20 euro, in Toscana un'oliva 20 euro, perché la proporzione tra il l'olio che commercializza la Toscana e la quantità di olio che potenzialmente può produrre è sicuramente che un'oliva produce un quintale di olio. Per cui i compiti della politica sono anche quelli di andare a controllare quei malfunzionamenti laddove ci sono dei problemi che è difficile capire. Come faccia la Toscana con pochi ettari di oliveto a sfornare olio a non finire con le zone del Chianti di poche decine di ettari, a sfornare continuamente Chianti? Per cari amici politici, a voi dobbiamo chiedere una cosa: un riscontro, una ricaduta per questi territori che non li rappresenta più nessuno, che non li difende più nessuno. A voi chiediamo semplicemente che questa gente venga tutelata. Non è concepibile che il vino resti nelle nostre cantine e poi arrivano navi a Livorno, a Genova e a Trieste, laddove si vanno i maggiori imbottigliatori di tetrapack, i maggiori imbottigliatori di tetrapack, i quali hanno preso i soldi, guardate caso, per realizzarsi i mega impianti di incartonamento con i soldi della Comunità Europea, con i soldi dei contribuenti, con i soldi di quei poveri fessi che andranno a pagare l'uva. Gli verrà pagata 20 euro, ma che il concime, i parassitari, le giornate agricole avranno un costo proporzionato a quei ricavi e non ai loro ricavi. Di questo vi dovete interessare, andare a puntualizzare e a capire che purtroppo questa nostra Italia è l'Italia delle città medievali, che la nostra Puglia è le Puglie, che esiste in Salento ed esiste in Varese. Il Salento, laddove i politici hanno incoraggiato i contadini nella produzione di qualità, mentre nella Capitanata si vanno a realizzare gli impianti di produzione di 400-500 quintali di uva all'etta. Allora, mentre la politica raccomanda la qualità e i salentini seguono gli indirizzi, i baresi se ne fregano. Che i paesi se ne frega, un ettaro di terreno a Guagliano rende 3.000 euro e ce ne vogliono 2.500. Nel paese un ettaro rende 50.000 euro e ne servono sempre 2.500 per conto. Di queste cose ci dobbiamo interessare, di questi problemi ci dobbiamo interessare. Il dito lo dobbiamo andare a mettere nella piaga
che non dobbiamo andare a mettere nella piaga. Stato sociale non è soltanto l'assistenza, stato sociale è anche quello di andarsi a procurare, a preoccuparsi di quelle ambienti, di quelle disfunzioni che non hanno ragione di esistere in quella che viene considerata una nazione, se no ci lavoriamo. Non siamo una nazione. Garibaldi ha combinato una grande puttanata, noi vogliamo tornare ad essere borboni, noi vogliamo essere la terra d'Otranto e vogliamo dedicare questo ruolo storico, perché non ci manca niente per rivendicare un'identità nostra salentina e magari, perché no, dichiararci una nazione indipendente, uscire fuori da Leone e fare qualcosa di diverso. Grazie. Io passo la parola all'avvocato Baldassarre, capogruppo della provincia di Forza Italia. Prego. Grazie, io naturalmente mi scuso per il ritardo, ma devo... Avevo doveri di ospitalità nei confronti del senatore Costa, che faceva il giro nel collegio provinciale di Cavallino Rizzanello e San Donato, quindi il mio sarà un breve saluto perché non voglio infliggervi ulteriore permanenza. Ma io credo che l'agricoltura è una delle vocazioni del nostro territorio, no? Credo che Rocco e Mario abbiano già parlato degli strumenti di sostegno, dei porro, delle varie iniziative che ci sono. Noi abbiamo tre grandi vocazioni. La prima vocazione è il turismo, detto più generale, i servizi. La seconda vocazione è l'industria. La terza è l'agricoltura. Sono le macro, diciamo, dal punto di vista macroeconomico, le grandi scelte del nostro territorio. Il problema è che i servizi diventano sempre di più, e quindi non solo il turismo, tutto quello che si intende per servizi diventano sempre di più, e acquisti quote sempre maggiori a danno dell'industria e dell'agricoltura. Io non sono mai stato d'accordo con Bettola, non lo so, tuttora non lo saprò, oltre credo di essere d'accordo su una sola affermazione falsa che ha fatto la Giorgiorno, perché quando vedo la parla non dice mai la verità, basta vedere cosa ha detto ieri in presenza del presidente degli industriali, sembrava che fosse il titolare di un'azienda, e cosa dice oggi sul quotidiano, dove invece ritorna ad essere il verde integralista e comunista da sempre. Però non c'è ricchezza se non c'è industria. La provincia di Lecce perde quote consistenti di industria, se non c'è un'inversione di tendenza, noi non riusciremo a raggiungere quel benessere e quello sviluppo che ci auguriamo. E quindi è un altro delle nostre, diciamo, differenziazioni rispetto al modello di sviluppo che porta avanti Pellegrino e la sua giunta. Non toccare niente, un grande parco pubblico in cui tutto al più si fa un po' di turismo, un po' di enogamia, un po' di trasformazione di prodotti agricoli e per il resto. Questo è un errore gravissimo. Il punto è che nessuno vuole più mettere le ciminiere a Guagnano o a Salice, ma perché quel tipo di sviluppo non c'è più, quello dell'industria chimica, dell'industria metallurgica pesante o altro. C'è però tutta una serie di nuovi settori che si aprono anche per effetto delle scelte che noi abbiamo fatto, tipo Grotte, quindi l'avionico, l'alta tecnologia, le nanotecnologie di Lecce finanziate dal governo regionale del centrodestra, le tecnologie di grande complessità. C'è tutta una serie, la meccanica di eccellenza, tutta una serie di aree in cui ci si può sviluppare dal punto di vista dell'industria, delle piccole imprese. E questo è tutto. L'altro aspetto è quello dell'agricoltura. Un'agricoltura che dal 2004 al 2005 ha perso il 33% dei propri addetti, e parlo solamente dell'ultimo anno, per poi recuperare un 8-9%. Dal 2005 al 2006. Però un'agricoltura che soffre di un dato generale che, se non è risolto, costituisce il presupposto per costruire. Cioè, se noi non risolviamo questo problema, tutto questo non serve. Noi abbiamo 17.000 aziende agricole. Il 95-96% di queste aziende è costituita da una persona. Lo 0,2% sono società, molto spesso poste dal massimo
da 2-3 addetti. Allora, se l'immagine del mondo agricolo è questo, il salto di qualità non ci permetterà di farlo nessuno, né il Pitot, né il GAL, né il piano di sviluppo rurale. Cioè, se non c'è, questi sono gli strumenti che voi, qualcuno sentivo, diceva i politici, ma i politici creano le condizioni per lo sviluppo. Noi possiamo fare le infrastrutture, possiamo creare le fonti di finanziamento, possiamo dare via al regolato, possiamo dare le misure di sostegno, ma poi è la dimensione imprenditoriale che deve crescere attraverso queste strutture. Allora, se noi rimaniamo a questo, che su 17.000 imprese stiamo tutti fermi all'addetto con un ettaro di terreno nel migliore dei casi, non superiamo questo gap, che diventa ancora maggiore, visto che me lo insegnate voi, la ricchezza dell'agricoltura non è la produzione, ma è nella trasformazione e nella fase successiva della distribuzione e della vendita. Quindi quello è il passaggio che serve. Per avere ricchezza a noi non interessa produrre e lasciare poi che i nostri prodotti vengano trasformati e venduti dalla Cirio, dalla Parmalat, dai molini del nord Italia o della Capitanata. Quello che ci interessa è che il prodotto qui coltivato venga qui trasformato e da qui parta per essere distribuito e venduto. Ma il dato è ancora più grave se parliamo delle industrie agroalimentari, che sono 6.008 in provincia di Lecce. Il 50% sono panifici, poi bisogna andare a vedere nelle statistiche. Anche lì le società di capitali sono nemmeno il 2%. La maggior parte degli addetti di queste cosiddette aziende agroalimentari sono dai 3 ai 4 addetti. Togliamo il 50% di panifici, chi rimane? Abbiamo appena 5 stabilimenti per la conservazione e refrigerazione dei prodotti dell'apporto fruttivoli. Se le condizioni del comparto continuano a rimanere questi, non c'è misura di sostegno che tenga, perché non siamo nelle condizioni di superare questo gap che abbiamo rispetto agli altri regioni, pur avendo tutte le possibilità, perché abbiamo prodotti di alta qualità. Abbiamo un marchio di qualità, i prodotti del Salento, dall'ortofrutto al resto sono considerati di qualità. Siamo i primi produttori al mondo di olio, la Puglia da sola produce quasi la metà di quello che si produce nell'intera Italia, e l'Italia è il paese produttore più grande del mondo di olio. Abbiamo imparato a fare il vino, non lo sapevamo fare fino a 20 anni fa, oggi abbiamo imparato anche a fare il vino, ma se le dimensioni continuano a rimanere queste, non supereremo mai queste nostre difficoltà, partendo dalla concezione che l'agricoltura e la cura in realtà può essere lo strumento portante, diciamo la piattaforma su cui basare il tutto, ma questo non sarà mai sufficiente. Quando si parla di Toscana si parla di vino e si parla di olio, ma si parla di tutto quello che c'è intorno al vino e all'olio, perché loro il vino e l'olio, a differenza di noi, lo producono, in alcuni casi lo acquistano, lo trasformano e lo vendono loro stessi. Per cui se tu vai a Casina Chianti trovi 4, 5, 6 grosse cantine con decine di addetti e poi trovi i negozi dove smerciano quei prodotti e dove vendono i formaggi, il vino, l'olio e tutto quello che l'enogastronomia può produrre, e da qui nasce tutta la ricchezza. E poi ci sono, ecco perché ritorno, sono partito all'industria, tutti i prodotti del manifatturiero di qualità che quella regione sa fare. Per cui uno compra il Chianti, poi compra l'olio, poi compra il formaggio di Pienza che trovi dappertutto, dai vari formaggi che lo hanno, poi compra, i dolcetti, e poi nello stesso tempo va a comprare una camicia, o LS, oppure va a comprare delle giacche, qualche altra ditta che produce il cashmere, che produce lì. Questo è lo sviluppo integrale. Allora, io sono convinto che la vocazione del Nord Salento è quella, no? C'è una vocazione fortemente agricola che a mio avviso va mantenuta, ma va arrivata con tutto il
insieme di iniziative, di interventi imprenditoriali a contorno. Cioè, allora, prima di tutto dobbiamo uscire da questa dimensione minima, frammentata che abbiamo, perché poi come si possa uscire? Le cooperative non hanno mai avuto successo qui, per una sorta di difficoltà, anche di diffidenza anche degli addetti. Ma certo, uno strumento bisogna superarlo, perché altrimenti non si riesce, se no dipendiamo dall'iniziativa del grosso imprenditore che decide di partire e mette insieme gli altri piccoli produttori, ne compra anche qui, ne compra i prodotti, poi lui li trasforma, lui li distribuisce e lui li vende. Cioè i lavoratori agricoli rimangono sempre l'ultima ruota del carro. Invece l'idea e la prospettiva dovrebbe essere quella di rendere i lavoratori agricoli nello stesso tempo produttori del prodotto agricolo, ma anche interessati alla fase successiva. Se non c'è questo ulteriore raggio, diventa difficile immaginare che si possa fare quel salto di qualità. Ora, cosa stia facendo la regione rispetto a questo discorso? Credo che Rocco l'abbia già affrontato. La provincia di fatto non sta facendo assolutamente niente. La provincia ha inaugurato questa grande idea del parco del Negramaro, ma il parco del Negramaro ad oggi è diventata solamente un'etichetta. Credo che il sindaco di Campi me ne possa dare testimonianza. Cioè, parco del Negramaro, di fatti si spera che il parco del Negramaro diventi il contenitore e quindi magari l'ente che intercetta i finanziamenti. Questa prospettiva di crescita e di collocazione di questa entità piuttosto astratta che oggi è il parco del Negramaro potrebbe essere questa, ma di fatto non è successo assolutamente niente. Come raggiungere questo risultato? Ma chi ci vuole una consapevolezza imprenditoriale del salto di qualità che bisogna fare? E poi bisogna che la nostra imprenditoria, che purtroppo è debole non solo in questo settore ma in molti altri settori, capisca che questa è la strada. Qualche amico diceva, sentivo prima, contestava l'idea della qualità, ma non c'è altra strada. Cioè, noi il lampo lo producevamo già 5 anni fa, quando Gallipoli era un porto frequentato, venivano a comprare l'olio del Salento che serviva ad accendere le lampade di Marsiglia o di Parigi, perché mentre noi facevamo il lampante, in Toscana già iniziavano a pensare che quello che era un prodotto, come dire, generale andava invece sempre più specializzato. Il nostro, fino a 20 anni fa, arrivavano le vinacciole a Gallipoli, caricavano, partivano per la Francia o per chissà quale altra destinazione per tagliare il vino di qualità francese. Non c'è altra strada. Io parlavo tempo fa con il conte Zecca, il quale diceva: io non ho bisogno di tutta la mia proprietà, perché per fare il vino buono a me basta la metà della mia proprietà. E qui si inserisce un altro discorso: di tutto il resto della produzione o lo distribuisco nel meccanismo dei consumatori, quindi vino, uva da tavola, oppure l'altra grossa opportunità che a mio avviso non va trascurata in un'economia come la nostra è quella della trasformazione del prodotto in senso di energia rinnovabile. Dall'uva si fa l'etanolo. Oggi progetti reali, non chiacchiere, sono pronti per diventare realtà, perché obiettivamente dalla produzione eccessiva di uva non abbiamo bisogno. Quella parte in più, una parte serve per la qualità, per fare vini di qualità che devono essere sempre migliori. Noi stiamo raggiungendo fette consistenti di successo. Nero, che mi pare che fosse sia dei conti, è stato considerato il miglior vino 2 anni fa in Italia. Alcune cantine nostre hanno mantenuto la loro tradizione, altre stanno crescendo, tanti altri. Ora si tratta di seguire questo esempio. Poi del resto di quello che c'è in più, siccome non abbiamo niente da schiantare per piantare nient'altro, forse quello che c'è in più va indirizzato in questo senso. Abbiamo finito con facciamo coltivazioni
alternative. Non so se sia realistico oggi, cioè, facciamo continuazione del girasole, se attraverso quello riusciamo a dare prodotti che servono per, a loro volta per essere trasformati, per dare energia, per dare altre situazioni. E questo serve a mantenere la gente sul territorio. Io non credo alle grandi previsioni ottimistiche di un addetto per ogni ettaro, per cui 30.000 ettari verrebbero riconvertiti, così era il concetto della previsione. 20.000 lavoratori rimangono sul territorio. No, saranno di meno, ma certamente si inizia ad immaginare quella come dire, idea di trasformazione dell'agricoltura anche verso altre obiettivi verso la generazione. Da ultimo, e chiudo veramente in questa mia saluto, c'è l'aspetto della formazione. E anche qui la regione Latina. Cioè, in Belgio, dove fanno, l'unica cosa che possono fare sono i cavoletti, perché altro non riescono a fare con il clima caldo, freddo, senza sole o altro, fanno formazione su come si producono le tre variazioni. Le tre varianti dei cavoletti di Bruxelles, perché anche lì puntano sulla qualità, sul prodotto che deve migliorare sempre di più. Se noi invece di fare solo i corsi per estetisti, parrucchieri e manicure, iniziassimo a creare gli strumenti di formazione perché i giovani capiscano che stare sul territorio è certamente pesante, perché l'attività agricola è attività, ma gli dà una prospettiva, e se si unisce l'entusiasmo, l'idea e la possibilità di finanziamento che oggi ci sono, c'è anche la prospettiva di farne un business e una, come dire, un'attività redditizia per sé e per altri, forse unendo anche questo ad una formazione attenta, puntuale e legata alle esigenze del mercato, riusciremo a raggiungere l'autore. Noi non abbiamo l'enologo, noi non abbiamo la facoltà di agraria, noi abbiamo non so come si chiama, la sezione enologica all'ortodonte, ma invece di fare le battaglie demagogiche della facoltà di medicina, sta benedetta storia che ognuno deve avere una facoltà sotto casa, che poi facciamo medici, avvocati o altri che non riescono a trovare lavoro perché vogliono quelli che si specializzano e si laureano in certe università, facciamo le università e le facoltà che sono collegate al territorio. Facciamo una sezione distaccata dalla facoltà di agraria, una nuova sezione della facoltà di agraria, selezioniamo gente di cui questo territorio ha bisogno, perché se non c'è agricoltori, oggi il 60% dei nostri agricoltori hanno più di 55 anni, allora sta gente che gli insegna come cambiare, che non possono stare fermi dove stanno, che devono andare a fare altro, se non quello che esce dall'università o quello che esce dai corsi di specializzazione. No, la verità è che noi abbiamo fatto di tutto in questi anni per impoverire l'agricoltura, facendo capire che l'agricoltura è il comparto più povero del sistema produttivo, e invece dobbiamo capire dopo anni che nelle altre regioni attraverso l'agricoltura hanno reso ricche le loro realtà. Non entro in questo, chiudo davvero, ma c'è un comune, una battaglia elettorale si vince quando una lista sa interpretare le aspettative del proprio paese. Io non posso immaginare di darvi suggerimenti, ma se io penso a Guagnano, pur essendo da fuori Guagnano, immagino questo, immagino una realtà con alcuni monumenti piacevoli, con alcuni monumenti storici che vanno valorizzati e che servono da ricamo, immagino un'agricoltura di qualità e quindi enologia, vino, immagino intorno a questo un sistema artigianale che continui ad utilizzare quali sono le nostre grandi capacità di inventiva, perché noi siamo stati capaci di trasformare tutto, terra, pietre, alluminio, legno, furono gli aventori, immagino ristoranti di qualità dove si mangia e si beve bene, perché oggi c'è tanta gente che si muove solo ed esclusivamente per andare a mangiare e pagando, mangia, e immagino tutto questo che diventa, si fa sì che la gente prenda e parta da Lecce per venire a Guagnano a passare una giornata, che si vengano dalla Puglia o dal resto d'Italia per venire a visitare il Salento a passare. Ma santo Dio, noi parliamo tanto di cose e questi deficienti, scusate il termine, della provincia non sono ancora in condizioni di fare del vino, cioè non sono ancora in condizioni di mettere 20
i cartelloni per dire da qui fin lì questa è la strada del vino negro amaro e le imprese che fanno vino sono una sta lì, un'altra su 5 km, un'altra da 310. Chiacchiere e chiacchiere. E noi penso con le chiacchiere dobbiamo dire basta. Grazie. Preciso e concreto. Io vorrei dare la parola a Enrico Scarciglia, che è un imprenditore, un giovane imprenditore di Guagnano, che probabilmente vorrebbe fare due minuti ancora. Prego. Io volevo dire soltanto che a Guagnano purtroppo l'agricoltura la stanno rovinando tutti. Attenzione. Perché a causa del costo del terreno, che ormai un ettaro di terreno a Guagnano costa 400 mila euro, vogliono tutti comprare e acquistare terreni soltanto per fare olie, pannelli solari e quant'altro. Non per impiantare vigneti o fare qualità con i vigneti. Questo è dovuto anche, secondo me, perché i giovani della cultura a Guagnano non ce ne sono proprio. Io comunque sono un perito agrario, l'unico perito agrario a Guagnano che ha 25 anni. Ce ne sono tre altri, ma 50 in su anni e basta. C'è agricoltori che competenti un pochino anche per la materia, forse sono l'unico, e insieme a 3-4 altri giovani. Non c'è nemmeno più uno, ma perché? Perché comunque non c'è un ritorno economico. A Guagnano, se uno vuole fare qualcosa, non la può fare, non riesce a farla. Perché? Perché trova impedimenti di persone che non vogliono che l'agricoltura rinasca a Guagnano. C'è soltanto lo sfruttamento del territorio. Tutti e soltanto vogliono sfruttare soltanto il territorio. Le realtà nuove che ci sono sul comune di Guagnano sono soltanto realtà che sfruttano il territorio. Cioè le amministrazioni passate non hanno fatto una selezione di tutte le aziende che sono venute a investire sul territorio, ma l'hanno fatto soltanto investire per motivi, secondo me, personali e per ricavi personali. Nessuno ha spinto o domandato, per esempio, per la cultura guagnanese, perché i terreni di Guagnano non sono buoni a fare girasole né a fare oliveto, ma sono ottimi per il vigneto. E nessuno mai si ha promosso la viticoltura guagnanese. E ricordo, a Guagnano ci sono più del 150% del docco dell'intera zona del Salice Salentino. Siamo i maggiori produttori di docco salice. E noi la nostra produzione la dobbiamo portare tutta a Cerino San Marco, perché a Guagnano non c'è nemmeno una struttura per la trasformazione. E anche se c'è la struttura per la trasformazione, non solo non viene pagata, perché magari se uno non la paga, cioè alcune persone si sono appropriati di una struttura che è pubblica nel senso una cooperativa. Un altro problema è che anche se uno vuole lavorare, per esempio, per fare tutte le irrorazioni di serbi o quant'altro, ci vuole l'acqua. A Guagnano qualcuno si è divertito a togliere il tubo, perché i contadini non possono andare a fare le irrorazioni. Perché? Perché purtroppo a Guagnano, la cooperativa di Guagnano, per vari motivi, ha deciso che alcuni soci se ne devono andare. Allora, simultaneamente, io non so, però simultaneamente, quando ho tolto il tubo alla cantina di Guagnano, l'hanno tolto anche al campo comunale. E proprio questo pomeriggio, quando io sono andato a riempire la cisterna, una persona mi ha detto: come mai ieri c'era il tubo e oggi no? Quindi, nemmeno, non le infrastrutture, a Guagnano non
c'è niente, niente, di niente. Io questo qua volevo dire. Io dico bisogna dare una svolta. Grazie a tutti quanti, a tutti i nostri ospiti, al sindaco anche di Campi che è stato con noi.